Passeggiando per la periferia di Alliste è possibile incontrare due menhir, oggi ancora perfettamente conservati nonostante le insidie del tempo. Il primo è il menhir terenzano, situato nel territorio dell'omonima masseria. Il menhir si trova incastonato in un muretto a secco, nella stessa posizione che fu rinvenuta e catalogata nei primi anni 60 del Novecento. Un altro menhir interessantissimo è il menhir ninfeo. Esso è a base rettangolare con il lato lungo posto in direzione nord-sud, avallando la teoria secondo cui un tempo i megaliti venivano utilizzati anche come delle bussole terrestri, oltre che come luoghi di culto. La particolarità di questo menhir è l'incisione del numero 30 sulla sua facciata ovest, il cui significato è ad oggi incomprensibile, anche se molto probabilmente è dovuto all'intervento dell'uomo contemporaneo per qualche fine pratico. Il menhir è chiamato così per la presenza della grotta Ninfeo nelle immediate vicinanze. La grotta è completamente immersa in una vegetazione lussureggiante ed è intitolata, fin dai tempi dei messapi, alle ninfe, addette alla protezione di tutte le acque dolci della terra. Infatti il ninfeo di Felline è situato a pochi metri dalle propaggini del terreno da dove ancora oggi, in alcuni periodi, sgorga acqua sorgiva. Un'altra testimonianza del megalitismo salentino sono le specchie, che sono delle collinette di pietre ammassate nei punti più elevati del territorio. Molti ricercatori ritengono che le specchie fossero delle tombe monumentali erette in onore di un capo o un leader. Per questo motivo molte specchie del Salento sono state distrutte allo scopo di disseppellire ipotetici tesori da essa ricoperti. Questa era la cosiddetta acchiatura.